Parliamo di un imprenditore di Imperia che ha avuto una parabola ascendente veramente vertiginosa. Nel giro di 10-15 anni al massimo, dal niente è diventato veramente un personaggio di primo ordine che ha fatto sognare l'intera città di Imperia perché pensava, e così si era anche illusa, di poter diventare veramente un capoluogo di provincia importante grazie proprio a quest'uomo che ha legato il suo nome all'olio d'oliva. E quest'uomo voleva diventare, quest'uomo che aveva due sogni, voleva diventare nel suo sogno il re dell'olio d'oliva d'Imperia e quindi anche a livello nazionale e internazionale. E forse voleva anche battere così la famiglia Carli, che la famiglia Carli è un'istituzione nel campo oleario. E il secondo sogno era il calcio, l'Imperia Calcio. Però dopo aver raggiunto vertici economici veramente strepitosi, si parla di fatturati di 250 miliardi di vecchie lire, addirittura previsioni per l'anno successivo, prima del suo tracollo, del suo fallimento, di un'ipotetica fatturazione di addirittura 350 miliardi di lire, ecco, questi due sogni all'improvviso sono svaniti perché c'è stato un fallimento. Parliamo di un personaggio veramente che è ancora vivo, un personaggio che fa discutere Imperia e non solo Imperia, anche Genova, perché c'erano tanti collegamenti col mondo imprenditoriale genovese e poi faremo anche dei nomi. Parliamo di Pino Cipolla e di chi ha scritto un libro su Pino Cipolla. A scriverlo è un collega del secolo XIX, Diego Davite, di Imperia, una storica firma del giornalismo della Riviera dei Fiori. Troppo buono. E quello che mi ha incuriosito è anche il titolo. Pino Cipolla, biografia non autorizzata. Non autorizzata da chi? Da Non autorizzata dal soggetto, dal soggetto, dal protagonista, diciamo. protagonista delle pagine di questo volumetto, perché Sì, poi un instant book, sono un però instant molto, book, molto sia interessante, pure ricco di scritto. fotografie, Sì. ricco di documentazioni. Sì. Cioè, c'è questa parabola proprio C'è di una parabola questo. che parte da metà degli anni, dall'inizio degli anni 80 più o meno, quando il manager Giuseppe Cipolla, per tutti Pino, sembra quasi un grido di guerra, dalle sue esperienze manageriali in giro per il mondo, decide di tornare a casa sua, perché per lui casa sua è sempre stata Imperia. Rileva una piccolissima azienda olearia, che praticamente stava in un garage, che dal nome Borelli. Però ecco, qui c'è anche una curiosità. Lui voleva invadere il mercato americano e quindi Borelli sembrava un po' Carapelli, insomma, Sì. era un nome, un'assonanza che Foneticamente poteva tornare agli utili. prendeva, Tutto certo. questo chiaramente lui si circondò appunto di personaggi, di manager, di esperti del settore, molti dei quali genovesi che aveva conosciuto nella sua esperienza alla costa, diciamo, qual era la società per cui lavorava Cipolla, se posso fare Certo. qualche nome, Franco Grasso, Milvio Avogadro, Marco Ferrari, Baroncelli, da ultimo poi anche Franco Rocco, che insieme condivise con Cipolla anche il periodo importante all'Imperia Calcio. Si trattava di esperti in vari settori che mise tutti insieme e rilevando questa piccola realtà olearia, diventando poi uno dei leader mondiali, soprattutto sul Certo. mercato americano. Perché Borelli, la Borelli è fallita e Pino Cipolla è caduto così come Napoleone dall'altare, è caduto nella polvere ed è dovuto scappare anche per evitare l'arresto. Sì, poi Erano gli anni Tra il 99 e il 2000. 1999-2000, certo. Perché? Perché sì, Si è allargato troppo? dall'inchiesta, evidentemente dava fastidio, e non solo dal punto di vista puramente finanziario, economico dei successi aziendali, ma proprio da un punto di vista dell'immagine. Il mondo oleario, in particolare quello imperiese, ma non solo, si è sempre caratterizzato per il basso profilo. E Pino Cipolla era ed è l'esatto contrario del basso Certo. profilo. Teniamo presente che il fallimento Borelli non si è ancora Non si è chiuso. ancora Si è chiusa la chiuso. vicenda giudiziaria con un patteggiamento nel 2004, Sì. per quanto riguarda Certo. Pino Cipolla.
Cipolla, ma il fallimento rimane, è ancora aperto. Quindi questo la dice lunga anche sui tempi, certo, della giustizia. Nel 2004 Cipolla pateggia con i giudici, poi lo rientra, lui scappa, sì, poi sì, rientra, si consegna, no, sta, sì, sta pochissimo in carcere, poi pateggia a una condanna di 3 anni e 5 mesi. Sì, ecco, arriviamo al calcio, perché il tempo sta per scadere, arriviamo al calcio, il secondo sogno che si frantuma, anche quello. Grazie a Cipolla l'Imperia Calcio arriva in C2. Arriva in C2. Grande festa quando c'è questa consacrazione, però nel 1999, durante la partita Imperia-Novara, mi sembra, c'è l'ordine, l'ordine di tra il primo e il secondo, Cipolla viene ricercato, Cipolla partita che finisce 0-0, diciamo, e Cipolla scappa. Diciamo che sente puzza di bruciato nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, una giornata freddissima di dicembre, guadagna l'uscita da un lateralmente, non da quella principale, e poi attraverso un giro, insomma, riesce a guadagnare la via della Tunisia, perché aveva aperto anche uno stabilimento in Tunisia, a Zazis. C'è anche un ricordo che è nel libro, che Pino Cipolla manda un ringraziamento ai dirigenti dell'Imperia, quando l'Imperia era alta, e tra questi dirigenti dell'Imperia c'era anche il nostro direttore Luigi Leone, e la TV che ci ospita. E leggo proprio quello che scriveva Cipolla a Luigi Leone, di Luigi Leone, all'epoca, che Luigi Leone all'epoca era vicepresidente e responsabile del settore giovanile. Però era responsabile del secolo XIX, no? A Imperia. Sì. E dice, Luigi Leone, Cipolla dice di Luigi Leone, e c'è nel libro, uno spettacoloso vicepresidente, competente, appassionato, attento osservatore di cose nerazzurre e non, un amico vero dentro e fuori del Ciccione. Posso confermare, non per piaggeria, perché è il direttore della TV che ci ospita, ma io ho lavorato nel calcio, nell'Imperia Calcio, a fianco di Luigi Leone, quindi posso confermare quanto fosse appassionato, in particolare ai giovani, e anche competente. Certo. Durante la sua vicepresidenza con il calciatore giovanile arrivarono a Imperia anche giovani importanti che poi hanno scalato. Poi hanno fatto carriera. Luigi Leone, il nostro direttore, è sempre stato un appassionato e anche un bravo calciatore, perché lui ha militato quando era ancora più giovane, la professione l'ha portato altrove. Grazie Diego Davide, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie.